Angela, sei tu che mi hai raccontato oggi, prima della messa in onda, Tiberio, che c'era... ci siamo conosciuti non so quanti mila anni fa a Scalea. Ah, beh, sei proprio partita. Vai. Sono partita, sì. Facevo l'animatore con Salvatore Calise, che adesso fa la radio a Napoli, è molto bravo. Sì, facevo l'animatore, si sbarcava il Lunario. Il Lunario, io ero lì insieme a amici romani, abbiamo condiviso delle serate insieme. E c'era sempre la fila davanti alla tua porta. Volevo sapere se anche oggi... Dei carabinieri o delle ragazze? Delle ragazze. Ah, delle ragazze. Il giorno dopo venivano, io sono stata stasera da Tiberio, domani vado io. Rock and roll all'Imperia! Ricorda male. Secondo me ricorda male. Ancora è così anche oggi? Ah, ecco, bella domanda. No, è così anche oggi? Io veramente apro la porta di casa e trovo i canetti della vicina che... No, senti, ma non è vero. Sta cosa te la devo dire. Scusa, mo te la dico. A casa mia... A casa tua... Ti sentivano anche la radio, le mie sorelle, io ho tre sorelle, e tutte, Timperi, io so, anni che sento detto, lì. Che palle con sto Timperi, quanto è bello Timperi, quanto è... Comunque, io voglio capire una cosa, no? Ma, cioè, la materia... Faccio il conduttore a geometria variabile, vedi? La materia, avendola attraversata con simpatia per tanti anni, la materia sì. Ti ha... Cioè, ti basti da solo? Dai, elegante, così elegante. Ma diciamo, sai che c'è, che è molto difficile incontrarsi. Io ho a Marta Flavi, che mi onora della sua amicizia, ho detto: Marta, dovresti fare adesso un'agenzia matrimoniale sul web per quelli che hanno dai 50 in su, perché quando ti separi, amore, c'è. Quando vai sulle applicazioni Tinder, no, tu dici proprio una no. Lontano dai social, come fai a reinventarti una vita sociale? Vai a prendere l'aperitivo? Vai nei locali? Ci andavo quando c'avevo l'età per fare. È difficile incontrarsi. Ma che target guardi? E la sera, aspetta, e la sera. T'aiuto io. Aspetta, e la sera poi, appena torni a casa dopo il traffico e tutte queste cose, te levi le scarpe, te metti i pantaloni della tuta, ma neanche quelle cannonate! Capisci? È difficile. Stupendo, e allora che fai? Vai a fare yoga? No. Vai in palestra? Che fai? Vai a fare canottaggio? No, che te inventi? Che fai? È difficile. Adesso ho capito da dove nasce la voglia di cambiare. Sono pigro. Simone, prego. Timperio, io c'avevo due domande, però una mi ha risposto Angela. Infatti hai fatto Tiberio e Timperio, hai messo tutto, ma va bene così, Io ho corso, c'è poco tempo. C'è poco tempo. Ho ma fatto... tu che ne sai che c'è poco tempo? Fai sta domanda. Allora, c'ho 58 anni, però ci tengo a precisare. C'ho 58 anni e schiatta adesso? No. Allora, però affido il coccodrillo a Pierluigi. Angela, calcola. Io so che nell'88 sei stato tipo sanzionato dal Consiglio dei giornalisti, sei stato un anno fermo. Adesso so che sei stato a fare il donnaiolo, quindi va bene, perfetto. E la domanda mia era, tu sei sempre appassionato della Rai? Perché ho fatto la pubblicità per un detersivo e mi hanno pagato benissimo. E l'ho pagata a gara poi, perché giustamente... Ma questa è un'altra storia. Sì, vabbè. E allora, la domanda? Sei sempre stato appassionato alla radio, tanto che poi hai fatto gli studi scientifici, ma sei rimasto sulla radio. Se potessi scegliere tra radio e televisione, non ci penserei due volte. Ok, io ho sempre buttato l'occhio sul campo della radio perché mi piace... Cioè, è già da un bel po'. L'hai buttato o l'hai ripreso perché ce n'hai no, due? No, perché le mie sono finte passioni, perché ci... diciamo, è una passione che ho voglia, ma non ci credo. Simone, ma che te sei venuto? Tu l'hai capita la domanda, no. Tu lo conosci. Sembra che stai a parlare Carmela, a casa tua. Ha capito qualche cosa, Carmela? Si sta riscaldando, fermi, si sta riscaldando. Aspetta, Simone. Con calma, abbiamo tempo. Abbiamo tempo, vabbè. Abbiamo tutto un anno davanti, Simone, vabbè. Via papà. Questa domanda. Oddio, che è successo? No, niente. Brigate. Allora, sta fa sotto. Dico, se vuoi andare un attimo al bagno, tranquillo, eh. Da dove è nata la passione della radio? Oh, è questa. Bello, papà. Niente, fatta abbracciare. Dai. Ce la puoi fare. Tutto a posto. Tutto a posto. Senti, Tiberio. Tiberio, in una parola,
devo mandare la cosa. Perché che è la cosa? Che è? Che è la cosa? Che cosa? Che? Che devi mandare? In una parola, come nasce la tua passione per la radio? Grazie. Che succede? Alessio, guarda che... Alessio, la scenografia costa. Non è che ci abbiamo tutti i soldi. No, dai un'altra carcata così. È iniziata nel sottoscala perché mi piaceva la radio. Ho visto il microfono, ero andato lì, ho detto, ma come funziona? Fammi un po' provare. Mi è piaciuto. È sufficiente. Poi se vuoi ci vediamo finita la trasmissione. Tiberio. No, mi piacque così, per caso. Ero accesinato in vacanza nel sottoscala. No, scusa, però tu non sei carino. Questo signore si sente male. Chi ci mettono poi? Io no, non ci penso proprio. Abbi pazienza. Vediamo, domani. Vediamo. C'è il regolamento. C'è il regolamento. Ma scusa, tu li fai venire? Te fai trattare così? Allora, Tiberio, dobbiamo vedere per il copertina su di te il primo. Questo è memoria in diretta, non è carino. Ha emulato praticamente le colazioni online che Tiberio Timperi condivide con il suo pubblico e i suoi follower. Vediamo il reel copertina di Cinzia Tabacco su Tiberio Timperi. Chi sei? Tiberio Timperi. Un fan misterioso di Tiberio Timperi. Il colore dei tuoi occhi. Azzurri. Gli occhi più di Paul Newman. Il tuo programma TV preferito. Il tuo primo amore. Hai una passione per... Auspicio per il 2023. Bella musica! Ma bella che vi siete presi? Allora, quale dei due video ti ha divertito di più, Tiberio? Quale dei tuoi video ti ha divertito di più? Ti ha strappato un sorriso? Ha scritto lui. Quale dei due video? Vabbè, niente, oggi. Quale dei due reel ti ha divertito di più? Reel. Reel video. Reel video. Beh, sono belli tutti e due. Devi decidere uno. No, non ce la faccio. Amore, sì, è regolamento. L'antico democristiano che alberga in me. No. Non ce la faccio, dai, non posso. Lui è strepitoso perché con la lenticchia, che io vuoi dire. Primo ridere. Gennaio. Lei ha messo la musica, ha messo due pezzi degli anni 70. Ma soprattutto lo stato d'animo. Bill Withers e Cool and the Gang, meravigliosi. E poi si è truccata. Ecco, era lei. Ero io. C'aveva un non so che, vedi, a forza di lavorare con Guardiuno poi... Che dici? Che dico, come fa? Amore, abbiamo 30 secondi, ti chiamo amore. C'avete una monetina? No, amore, devi decidere subito. Non lo so. Tranquillo. Abbiamo 30 secondi. Per solidarietà e per simpatia. La solidarietà vince sempre sulla simpatia. Ti chiedo scusa, Alessio, te voglio bene. Solidarietà. Cinzia Tabacco, 40 punti da parte di Bello Timperi. Abbi pazienza.